siamo a bordo della Yaris. Con questa configurazione, con downpipe che al momento non c'è ancora montato, hai 320 cavalli. Prova sul banco, prova. Ok, già capito. Belli, bentornati, buone feste. Oggi, come promesso, vi parlo della Toyota Yaris GR, una macchina che ha partecipato al campionato del Time Attack nella categoria Pocket Rocket, ha vinto la gara del Mugello, ha vinto la gara di Monza e al suo debutto nella gara di Francia Corta ha fatto secondo. Quindi devo dire complimenti al proprietario pilota Jochen Trettel, che è anche il proprietario della NTP e dei Black Mechanics, che ha deciso di preparare la macchina pensando principalmente all'assetto e ai freni. Sicuramente la macchina non è lenta, però ecco, bisogna equilibrare il tutto e l'assetto è una cosa che conta davvero tanto. In più, questa macchina qui monta un cambio CAE Short Shifter che vedremo nel test drive. Quindi rimani incollato, allacciati le cinture, iscriviti al canale, attiva la campanella, lasciami un like o un commento e buona visione! Quel fischio è le Venturi che senti, che è molto figo, e le Venturi su questa macchina va veramente di moda. Tutti i prodotti qua che vedi sulla Yaris sono prodotti distribuiti da noi in Italia, come distributore, compreso il cambio CAE Racing si chiama, è un short shifter, è più corto ma soprattutto molto più preciso, è un sistema, diciamo, un castelletto che ricevi con la leva, poi il pomello puoi scegliere te quale colore prendere, nero, rosso, blu, viola, arancio, o arancione come in questo caso, e costa circa in questo caso 1000 euro, per esempio la Mini mi pare costa 800, la 500 Abarth esiste anche fino su Subaru, Porsche, eccetera. E plug and play, non devi modificare niente la macchina, come vedi qua è completamente perfettamente installato e penso ti piace? Da morire. Un preparatore che alla Yaris ha detto non puoi non mettere il CAE su questa vettura perché è veramente divertimento, e il bello è che l'hai ogni giorno in mano, no? Lo usi, sì, lo sfrutti, sì, tutti i giorni. Anche tua moglie la guida questa, sì, 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 sì. Adesso incomincia il passo Mendola, dove una volta facevano le gare in salita, e questo è il nostro pista di prova, perché questa curva è molto molto lunga che fai a una certa velocità, sì. Poi la prossima è un tornante a 180 gradi ma molto lungo, e poi un altro tornantino più stretto che chiude anche. Ok. Va. E con queste curve puoi capire già l'assetto, sì, sì, più di tre curve a noi non serve per capire se ha una buona stabilità. Lunga, 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 e poi vai pure dritto qua su a sinistra. Madonna, questa strada ci fai con l'Audi veramente. Oh Dio mio! Noi normalmente facciamo proprio quelle tre curve per mettere a punto le nostre macchine e poi andiamo giù in paese per provare anche le strade dissestate per vedere un po' sulla pista per avere il comfort, diciamo. Di più non ci serve neanche, ma lì è una bella, bella stradina qua. Fa questo? 6.5, sarebbe meglio cambiare 6.005, il massimo di rendimento, sì. Tre cilindri, 1.600. Dio mio. E l'impostazione attuale hai 50-50, 50 e 50 come trazione. Puoi anche fare 30-70, ma per la massima trazione 50-50 va bene. Fai incominciare. Cribbio. Cosa dice del movimento della macchina? Precisione? Non l'ho mai guidata. Le gomme sono fredde, mi dà già fiducia. Questo conta molto. Precisione? Tanta.
che frenata ha? Impianto di serie, solo tubo in treccia ABC e le pastiglie ABC RPX. Ecco. Sì. Quella è l'unica cosa, il racing, che l'abbiamo lasciato su per uso ogni giorno, che non è ottimale, diciamo, per anche il rendimento dei freni, perché normalmente le pastiglie racing dovresti solo usare in pista a temperature molto alte, ma sarebbe troppo impegnativo sempre cambiare le pastiglie da una pastiglia stradale sportivo a tritonare sulla pista. Okay. Quella è l'unica cosa racing che abbiamo lasciato su per ogni giorno. Tubino in treccia, assettino, dimmi. Sì, allora qua vedi il nostro assetto, il nostro bista in due vie MDS, fatto su misura per il time attack, ma lo usiamo anche su strada, come ti ho detto, con mia moglie, con la bimba, andiamo anche giù insieme, in tutti e in quattro. E puoi regolare qua col manettino rosso, sta per R, sta per rebound, ritorno, estensione, come si espande. E il manettino nero è black per compressione. E lì hai diversi scatti per regolare la taratura in pista, e quello è molto bello perché quando è adesso Mugello veramente era molto molto, pioveva tantissimo e così l'abbiamo super morbido, invece su una pista come Monza la fai molto più rigido, per esempio. Poi abbiamo montato i pastiglie RPX e l'ABC per uso pista solo, tubo in treccia, una barra antirolio maggiorato sia davanti che dietro e i braccetti hard race per fare sia il camber che convergenza dietro. E in più qua dietro si vede la molla che abbiamo montato, doppia molla Eibach con regolazione, diciamo, dell'altezza e con la rigidezza per uso pista ma anche stradale. Sì. Ti ci diverti tanto, vero? Questo è proprio l'habitat naturale di questa macchina, forse neanche la pista, perché in pista forse siamo più cavalli, una macchina come una Porsche, un M2 Competition, ma qua sui passi, nei tonanti qua, come questo qua, leggermente umido, sì, e qua esci a bomba senza slittamento delle gomme, è vero, poco rollio, preciso, perché l'assetto di serie non ci ha convinto molto. Allora, l'assetto originale è molto rigido, diciamo, se prendi un buco, ma allo stesso momento se fai delle curve veloci o per esempio un tornante molto lungo devi lavorare molto, remare molto col volante, perché vedi che tutta la cassa si muove tanto. Sicuramente la barra antirollio e l'assetto che frena molto di più tutta la cassa ha migliorato moltissimo questa cosa, per cui margine ce n'è, la base è perfetta, quello che ha fatto la Toyota con questa macchina è micidiale, veramente complimenti a loro e soprattutto che hanno fatto una macchina del genere. C'è molto margine di miglioramento e per quello vediamo anche in pista che siamo così molto più veloci di altre vetture nella categoria Pocket Rocket o anche in confronto contro altre Yaris GR, perché l'assetto abbiamo fatto un bel lavoro. Sì, ha tanta trazione in uscita. Vedi, hai detto te, diciamo, noi abbiamo adesso 13 gradi, le gomme adesso sono scaldate, ok? Sì. Ma non avevi mai problema di sottosterzo, no. O che devi, diciamo, aprire il volante perché avevi sottosterzo o qualcosa. Tornante l'hai fatto a 70 all'ora, ed era un tornante. Sì? Sì. Mi sono anche accorto, però veramente viene su forte. Quanto è il peso di questa macchina qua? 1280. Okay. Perché adesso ti metto su Sport, hai 30% davanti e 70 dietro. Per cui adesso vediamo se hai un po' di sovrasterzo. Che non è male. No, il peso è molto ridotto, se pensi un 4x4, 1280 è pochissimo, tetto in carbonio, cerchi forgiati di serie. Bella, bellissima. Benissimo. Bene. Più che bene. Sì. Molto bene. Qualcosa dobbiamo anche fare noi bene, no? La vita com'è, no? Di assetti penso siamo abbastanza preparati e con questa macchina abbiamo fatto un bel colpo, sì. E come ti ho detto, lo vendiamo veramente a livello mondiale, addirittura la Beastline
che è successo la prima volta nella nostra storia. Noi adesso collaboriamo con la Beastline dal 1996, è la prima volta che loro hanno fatto per noi un certificato TÜV per poter vendere l'assetto in Germania. Hai portato avanti la tradizione di tuo padre, quindi? Sì, mio padre ha creato l'azienda nell'89 a importare e distribuire le molle Eibach in Italia, e poi sono venuti gli altri marchi come Beastline, KN, ma è nato tutto da una passione, la sua passione per il motorsport. Lui è un figlio di un contadino, niente a che fare con le auto, non aveva soldi, niente, ma la passione delle auto. E la NTP, diciamo, erano tre nomi: Nesti Trettl Petrucci, e Nesti, Mauro Nesti, alcuni lo conoscono, è il re delle salite. Okay. E con lui ha creato l'azienda, ma poi dopo alcuni anni si sono separati, è diventata una ditta solo familiare. Ma è tutto nato dalla passione. Uno dei miei slogan principali è "It's all about passion", perché senza passione non si fa niente, o diciamo non è così bello alzarsi la mattina, solo vendere o solo fare un lavoro qualsiasi. E il bello è che noi facciamo assetti, lo diamo a gente che è poi super contenta, che ti scrive, che ti chiama, che in pista per esempio ti abbraccia anche perché hanno fatto un nuovo tempo e ti ringrazia per l'assetto che ha fatto. E quello è il bello del nostro lavoro, che non vediamo una cosa così solo, ma proprio che siamo dentro e siamo molto fieri di queste cose. Parliamo la stessa lingua allora. Sola, pure se non vado di punta. Sì. Ok. Sì, adesso l'ho scoperto. C'è left shift. Sì, lo puoi impostare qua col pulsantino. Ok. Mia ragazzi, quel cambio che cos'è? Lo voglio per la Subaru, veramente una figata, ma una figata figo. Direzione, sì. Movimento della nostra testa, almeno che fa la differenza questo davvero. E poi il fatto che questo sia regolabile, te lo puoi impostare come vuoi. Entri in pista, vai sulle strade di montagna, cioè al momento l'abbiamo impostato completamente mobile, perché come ti ho detto lo usiamo ogni giorno e per cui vogliamo una cosa molto confortevole. Penso dopo andiamo giù in paese e mi dici come ti piace il comfort. Qua la strada è molto bella, ma al momento è molto confortevole. E poi in pista fai più rigido l'estensione e compressione per essere vincenti anche lì. Ci sono buche qui ed è confortevole, hai ragione, è guidabile. Sì, anche sulle buchine, perché logicamente le molle abbiamo sempre quelle dentro, diciamo, che usiamo anche a Monza o a Imola o adesso a Mugello,
ma quello che possiamo ammorbidire è soprattutto la frenata dell'idraulica. E per quello la moglie fino adesso e le due bimbe dietro, che oggi seggiolini non ci sono, non si hanno mai, diciamo, contestato che sono troppo rigido. Sì. Azione. Hai sentito adesso i freni quando hai frenato, che sentivi quel grattare, fischiare? Sì. Questo è il svantaggio, logicamente, di una pastiglia racing che hai per l'uso quotidiano, che senti quel... Non puoi avere tutto, no? Non puoi avere super comfort, ma allo stesso momento è una frenata della Madonna. A me non ha dato fastidio, a me piace un po' quel raglio così. Because race car. Siamo arrivati. Ragazzi, cari amici, la mia giornata di videomaking con Joe finisce qui. Ma sappiate che per me non è mai un lavoro, perché nel momento in cui mi interfaccio con delle realtà così interessanti, così professionali, che racchiudono una cosa che è il nostro denominatore comune, cioè la passione, il mio lavoro diventa un gioco, diventa uno spasso. Quindi ti ringrazio enormemente, spero di rincontrarti presto, soprattutto di fare un video con te in pista dove andiamo ad approfondire il discorso di questa qualità nel mondo proprio delle corse. Molto volentieri, anche per me è un piacere. Ciao ragazzi. Oh, iscrivetevi a questo canale, ci mancherebbe, e mettete like perché lui se ne merita, no uno, 100. Ciao ragazzi. Ciao.